Mariano Maniscalco, tecnico della Spike Devils Campobasso, possiamo dire gara senza ritmo, senza mordente, e quindi alla fine arriva una sconfitta contro la Lazio Pallavolo che forse sul campo a questo punto ha meritato il successo. Questo indubbiamente, perché poi chi vince lo merita sempre. E probabilmente la sconfitta più brutta da quando io alleno in questa società, per come è maturata, per quello che è successo, per come in maniera stupida abbiamo giocato male i momenti decisivi, in riferimento al primo set e al quarto, dove potevamo fare di più. Il primo siamo andati sopra 25-24 e abbiamo praticamente buttato via tre punti consecutivi in una maniera veramente stupida. E il quarto, perché 23 pari, non possiamo protestare e prendere un rosso, che in questo sport significa un punto extra all'avversario e in pratica chiusura della partita. Non possiamo mostrarci così fragili psicologicamente, perché questi sono errori che una squadra di vertice non può commettere. Anche perché poi la classifica è pure corta, quindi di conseguenza ogni punto è fondamentale in vista anche della trasferta di Genzano. Sì, vabbè, la classifica è corta, lo sapevamo, ma al di là, tutto questo al di là della classifica, perché SS Lazio ha giocato benissimo, ha fatto la sua partita, non è che non si possono perdere le partite, per carità. Il rammarico è per come è maturata questa sconfitta, perché veramente è dura da digerire. Non è un attenuante, ma sicuramente le non ottime condizioni di minuti che poi alla fine l'hai schierato a metà del terzo e ultimo quarto, insomma nel quarto, sì. E non al top neanche Muscarà al 100%, diciamo, influiscono ma non sono un attenuante. Sì, Muscarà non era al top, però oggi ha fatto una bella partita. Muscarà oggi non si può discutere, perché ha giocato bene. Mattia, ho cercato insomma di prendere qualcosa, ma non poteva avere lo sforzo di tutta la partita su questo problema che si sta portando da qualche giorno. Quindi abbiamo provato un attimino a sfruttarlo in alcuni momenti, però comunque alla fine è dovuto riuscire, perché il dolore ce l'aveva. Ma certo, se ce l'hai è meglio, però la sconfitta è maturata per altri motivi.